Il testo è tratto dal libro Quaderni del 1943 di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Dice Gesù. E la parola del Signore ti è rivolta in questi termini, anche se tu non la vuoi udire, poiché ti fa tremare il cuore e di timore e di pietà. Per i giorni che vi sono serbati e per i fratelli che nei giorni dell'ira terribile non avranno me nel cuore per loro conforto e vedranno solo l'orrore di Satana e udranno solo le bestemmie di Satana e conosceranno solo la disperazione di Satana. Ho messo questa lacuna per monito agli indiscreti, mostrando e dimostrando che io sono il Signore e Maestro, al quale non vanno poste limitazioni o tesi, il quale non conosce limitazioni, per mostrare che io sono quello che parlo e non tu, creatura, e meco ti conduco dove voglio. Dalle rivelazioni e le contemplazioni di eterni, veri e di celestiali visioni, alle considerazioni di quest'ora satanica, in cui è annullato ogni riflesso di cielo, e ai frutti che dessa ora vi porta. O mio popolo, ascolta. Ti avevo eletto alla più alta sorte, e a te avevo affidato le gemme della mia redenzione e la mia dottrina nella Chiesa, fiorente sul tuo suolo come palmizio e cedro da cui fluiscono miele e vino e in cui trovano riparo tutti i viventi che vogliano aver riparo nell'arca vera della salvezza eterna. Da te, come da un sole, erano partiti i raggi di una civiltà perfetta, perché era la civiltà del Cristo, la quale non si ammanta di scoperte atte a rendere molle la vita e crudele la sorte, ma di leggi sante, volte ad elevare l'uomo, a sollevare le sue miserie, a distruire la sua ignoranza, poiché sono leggi venute dalla fonte divina della santità, della carità, della sapienza. Ti avevo dato una missione simile alla mia, di luce nel mondo. Mi hai rinnegato. Gerusalemme nuova, hai tradito il Cristo e infierito sui suoi santi e i suoi profeti, e ti appresti ad infierire più ancora. Hai sopportato la croce e le chiese come arte e come mezzo per conseguire i tuoi scopi neopagani. Hai respinto il cibo per satollare il tuo cuore di fango. Tutto il fango hai voluto conoscere e assaggiare e, con gusto corrotto come quello di un immondo animale, ora ti pare dolce al palato. E lussuria, prepotenza, ferocia, avidità, menzogna, corruzione, satanismo sono i piatti di cui colmi la tua tavola. E castigo, castigo, castigo attiri su te, fabbrichi con le tue stesse mani e te lo infliggi, e invochi chi ti perde e non chiami chi ti perdonerebbe ancora. Ho usato ancora una e una misericordia su te, e ti ho avvertito di non volgere questa mia misericordia a tuo novello danno, usandola con fine indegno. E una volta ancora avete del dono di Dio fatto un peccato usandolo con fine illecito. Proprio come dice il profeta, la verga ha fiorito, l'orgoglio ha germogliato. Io vi avevo dato virgulto d'olivo perché lo coltivaste e vi divenisse fronda di giustizia e pace, avvisandovi che il suolo
doveva essere sgombrato dall'errore, perché il santo mio pollone non si inselvatichisse nel contatto impuro e non germinasse in rami e frutti di più grande colpevolezza. Ma non avete ascoltato il Signore che, Padre e Maestro, vi dava consiglio, e la fioritura è divenuta veleno, e l'orgoglio affigliato delitto. E altro delitto seguirà, ed altri ancora. Per cui vi dico, non uno di voi sarà senza pianto. Piangerà chi possiede e chi è ignudo, poiché chi possiede perderà e chi è ignudo più non troverà chi lo vesta. La fame, la spada, la pestilenza vi stringeranno con le loro funi i corpi, e disperazione e terrore le anime cieche. Sì, come ciechi sarete, camminanti nelle tenebre piene di orridi e di macerie, sapendo che ogni passo che muovete può condurvi a tradimento e morte. Camminerete come su suolo scosso da terremoto tremendo. E in vero la terra trema sotto i vostri passi perché, per quanto non sia che un pianeta, è più figlia del Creatore di voi. E vede il volto irato di Dio a fissare questo suolo, simile a quando guardò i figli meritevoli del diluvio e del fuoco, e si agita nelle sue profondità di timore per il suo castigo. I valori materiali e intellettuali sconvolti e dispogliati della loro giusta sostanza, le cognizioni divenute inciampo e non aiuto, fin quella santa di Dio divenuta condanna perché conoscendolo lo rinnegate. Luce e parola vi rimangono nella strozza, senza poter scendere ad illuminare e nutrire lo spirito, poiché il laccio delle vostre perverse passioni vi impedisce di accoglierle. Vedendo crollare gli idoli di fango che avevate eretto al posto del Dio vero, conoscerete di avere adorato immondezza e non avrete più fede. Più fede in nulla, non nel vero, non nel falso. E per punizione ai rinnegatori, ai senza fede, verranno loro addosso gli odiatori del Cristo romano, gli empi della terra, i sempre più prossimi a Satana, i demolitori della croce, non tanto sulle cupole dei templi, quanto nell'interno dei cuori, che ancora portano in sé traccia del mio segno. E tu, Pietro Novello, vigila e vigila senza farti illusioni. Vero è che soffrire per il Cristo è dignità che più alta non si trova, ma io ti dico, vigila e prega. In ore di grande tempesta occorre non solo avere gonfalone purpureo alto sull'albero della vela, ma che la mano di Pietro sia più che mai sana e sicura alla barra del timone. Il disorientatore di tutto si serve per disorientare. E nelle ore di fortunale, che da ogni lato si avventa per sommergere in un naufragio i valori santi, invisi ai pervertiti, basta che per un attimo la mano sia tolta per irreparabile sventura dalla ruota del timone, perché più forte le onde prendano di trasverso la mistica barca. Vigila su te, perché tu possa sugli altri vigilare. Pietro, ora più che mai, occorre che tu mi pasca questi miei agnelli e queste mie pecorelle. Non sei che tu che resti pastore santo, e se tu cadi, molti agnelli verranno condotti da pecore imprudenti fuori dai pascoli,
e altri pastori di malvagie dottrine si insinueranno fin nell'interno del mio dominio per contaminarlo con le loro umane. E dire umane è già misericordioso giudizio. Pressioni. No. Non è questo il momento di morire per il Cristo. Questo è il momento di vegliare, difendere, istruire, fare argine a ciò che vuole entrare a corrompere sempre più ampiamente e profondamente. E credimi, o Cristo in terra, credimi che la piaga già rode in profondo e ottenebra menti e cuori e, quel che è sventura delle sventure, spegne le lucerne che erano state messe in vetta ai monti perché illuminassero la via ai pellegrini cercanti il cielo. Molte sono già spente, molte fumigano, molte languono e altre si apprestano a languire. Se i fedeli sono gelidi, i pastori sono freddi e la morte dello spirito viene per assideramento. Insensibile morte che addormenta in un sonno senza luce di risurrezione. Pensaci, o Cristo in terra, nato a tanta sorte, e senza stancarti insisti, predica, esorta, riprendi, evangelizza. Troppi sono i templi in cui il Vangelo ha perduto valore, e troppi i cuori che odono del Vangelo un suono non vero che da esso li allontana. Sopperisci tu, come Pietro primo, alle deficienze dei ministri e fa che le turbe risentano attraverso alle tue labbra la dottrina dolce, santa e salutare del Cristo. E i non ancora uccisi si salvino e tornino a me, e torni la pace a questa terra, in cui non vi è zolla che non conosca la rugiada dei martiri. Dopo aver scritto questo brano, che il mio buon Gesù mi detta senza indugio, dopo la sua visita, io ripenso alla conversazione avuta con lei riguardo a quella persona che giudica che nulla di buono può venire da Nazareth. Il maestro interloquisce: te ne occupi e preoccupi forse? Ed io: no, Gesù, per nulla, pensavo soltanto. Non ci pensare neppure. Lascia i morti seppellire se stessi. Occupati della mia cuna. Verrò a darti tanti eucaristici baci con essa. Questo è quello che conta, l'amore mio, e non il disamore delle creature. E mi pareva che Gesù mi ponesse le mani sulle spalle, stando con le braccia dietro le mie spalle. Sentivo distintamente le due mani lunghe e forti di Gesù che mi abbracciavano e scuotevano un poco, attirandomi a sé con abbraccio d'amore, e vedevo il suo sorriso dolce e maestoso. Ieri sera poi, prima del sopore, quando già me lo sentivo venire addosso, ebbi la vista della Vergine e di Gesù, ma Gesù adulto, come era alla sua morte. Sempre col suo candido abito, tutte e due vestiti di bianco, ma la Madonna aveva il suo abito di un bianco argenteo, come quello del Giglio, e velo uguale, così come era nelle visioni della grotta, mentre Gesù aveva il suo, che è un bianco avoriato, come fosse stoffa di lana. Ho potuto confrontare bene i due corpi e i due volti, essendo vicini l'uno all'altra, alla sponda destra del mio letto. Gesù presso il capezzale, Maria alla sua destra, verso i piedi del letto. Maria era più bassa di tutto il capo del figlio suo,
di modo che la testa della Vergine era all'altezza della spalla del figlio, che è molto alto. Lei è molto più esile, mentre lui ha spalle ampie e tutto un corpo robusto, senza essere grasso. Tinta del volto di un bianco avorio. Solo le labbra, accentuate nel loro colore, che spicca su quel colore senza colore della pelle, e gli occhi azzurri, chiari nella Vergine, più scuri nel figlio e più grandi. Occhi da dominatore, ma tanto dolci. Capelli più chiari nella madre, più accesi nel figlio, ma sempre d'un biondo tendente al color rame e ugualmente fini, morbidi e mossi in onde, che in Gesù finiscono in ricciolo. In Maria non so, perché il velo mi permette solo di vedere quelli della fronte fino alle orecchie. Non so se li ha sciolti, intrecciati o appuntati sulla nuca. Il volto è in tutti e due di un ovale allungato, sottile, senza essere ossuto, più delicato in Maria e più piccolo, perché è proporzionato al suo corpo. Ma fronte, naso, bocca, forma delle guance, taglio dell'occhio dalla palpebra liscia e piuttosto abbassata sull'occhio, è uguale. Soltanto, ripeto, quelli di Gesù sono più grandi e il loro sguardo è da dominatore. Le mani, candidissime e minute in Maria, sono più virili nel figlio e più scure di pelle, ma la forma è fortemente affusolata rispetto alla larghezza in tutti e due. Gesù e Maria si guardano, di tanto in tanto, con un amore indescrivibile. Maria guarda con amore adorante. Gesù guarda la madre con amore infinito, venerante e protettivo, riconoscente, direi. E direi anche che si parlano con lo sguardo e col sorriso. Guardavano me e poi si guardavano. Vedevo il moto delle teste distintamente. Poi tutto si annullò nel sopore. Ma quando tornai in me, la prima cosa che vidi furono i miei due amori ancora allo stesso posto. Allora, poiché ero sola, al buio, mentre gli altri mangiavano o parlavano, non so, in stanza da pranzo, mi sono ben guardata da far sapere che ero sveglia. Ho sopportato arsura e bisogno d'esser mossa. Ero tutta informicolita, per gustare in pace quella dolce visione. Con le mani mezze intorpidite ho preso la mia corona che avevo sul petto, dove la metto sempre quando mi sento prendere dal sonno o dal collasso, e ho cominciato a dire il rosario. Erano i misteri dolorosi. Appena ho iniziato con le invocazioni di Fatima, Gesù, è per tuo amore, per la conversione dei peccatori, per il Santo Padre e per riparare le ingiurie fatte al cuore immacolato di Maria. Gesù, perdonateci le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell'inferno, portate al cielo tutte le anime, e specialmente le più bisognose della vostra misericordia. Ho visto i due guardarsi sfavillando d'amore reciproco. Sfavillare è la parola giusta e dice appena il fulgore dei due volti. Poi, quando dissi il mistero, l'orazione di Gesù nell'orto, il volto di Maria guardò il figlio con amore e pena, ed ella prese nella sua mano piccina la mano destra del figlio che pendeva lungo il fianco e la baciò con venerazione somma. E così ad ognuno dei cinque misteri dolorosi. La grazia di quell'atto è indescrivibile. È indescrivibile pure lo sguardo che Gesù abbassava sul capo curvo di sua madre, mentre ella lo baciava sul dorso della mano. Non vedevo le stimmate. Veramente, se devo dire il vero, anche quando ho visto Gesù penante, ho visto sangue sulle sue mani,
ma la ferita aperta mai. Perciò non posso dire il punto esatto dove si trova. Dopo è venuta gente di casa e mi hanno disturbato. Continuavo a vedere, ma ero disturbata nella pace del contemplare. Avevo il volto solito di quando vedo, e Paola se n'è accorta e ha detto: «Come siamo belli questa sera!» Poi ho lavorato perché mi sentivo felice. Ho messo insieme la cuna che vuole Gesù. E poi mi sono sentita male di cuore e ho avuto una bellissima crisi che dura tuttora. La vita e la gioia precipitano con troppa violenza in me ed il mio corpo sfinito se ne risente. Ma ci sto a morire con quella visione. Oh, se ci sto! Le ho fatto una descrizione così esatta che è quasi una pittura. Se ne bei anche lei. Mi spiace di non poterle far vedere come io vedo, ma faccio il più possibile per fare una parte anche a lei dei tesori che mi dà Gesù. Scusi se sono più che mai illeggibile, ma sono fra morte e vita, tanto che ho preso e ripreso gocce, eccetera, eccetera. E appena Paola si alza, mi farò fare delle iniezioni perché non passa la crisi. Ho voluto scrivere, nonostante il mio stato, perché se morissi, voglio che lei conosca ciò che ha fatto luminose le mie ultime ore. Durante il giorno, poi, mentre ero mezza tramortita dalla sofferenza, pensavo a quanto dicevo circa le ferite alle mani di Gesù. Ed ecco quanto mi dice ora il Maestro.